Gaetano Salvemini è il primo allenatore che riesce a battere la Juventus. Complimenti, ma come si fa? Beh, applicarsi e con tanta umiltà come l'abbiamo fatto oggi. Già, l'umiltà, quella che è mancata, la Juventus scesa in campo forse con la convinzione di trovarsi di fronte a una squadra allo sbando, privata dal giudice sportivo di quattro uomini importanti come Gio Paolo, Raducioio, Loseto e Cucchi. Ma i leader, se leader sono, si vedono nei momenti difficili. Pietro Maiellaro si è visto. Tutto il Bari corre in pressing ossessivo per non dare nemmeno il tempo di pensare ai fuoriclasse della Juve, ma la Juve non si preoccupa troppo di fare altrettanto con il fuoriclasse del Bari. Ed eccolo Maiellaro ispirare l'incredibile 1-2 che stende la signora nel giro di 20 minuti. Il primo gol porta la firma di Antonio Soda, 26 anni, all'esordio in A con il Bari. La sua gioia è pari a quella del cassiere, 55.000 spettatori per un incasso record di 1 miliardo e 700 milioni. La doppietta a Soda, sempre sul servizio di Maiellaro, la nega De Marchi, mettendoci un piedino che trasforma un probabilissimo gol in autorete. Il palo invece nega a Terracenere la soddisfazione del 3-0. E la Juve? Nulla nel primo tempo dopo che Esler riesce a chiamare l'ottimo Biato alla prima bella parata. Le altre due verranno nel secondo tempo, da applausi, quando finalmente Marocchi, lo stesso Esler e Schillaci riescono a far uscire la Juve dal letargo del primo tempo. Baggio pareggia anche il conto dei pali con una punizione che fa guadagnare anche al portiere barese un posto tra gli eroi della giornata. La pressione juventina si fa consistente, ma il Bari non rinuncia mai a quei contropiede che mettono sempre in difficoltà la difesa della Juve, orfana di Julio Cesar. È sempre Maiellaro che affonda, regalando un'altra palla gol a Soda, che sbaglia, o chiamando Tacconi a dimostrare quanto è bravo. Se lo dice Tacconi dobbiamo crederci, come dice la pubblicità. Però avevi detto che doveva essere la partita della svolta e stavolta è stata negativa. Ma non direi, doveva essere una svolta, meno male che la Sampdoria ha perso, siamo rimasti come prima, avremo tutto il tempo di avere un esame di riparazione di tutte e due. Ma che è successo in quel quarto d'ora iniziale? Ma quella che non dovrebbe mai succedere in una squadra, di entrare in campo molli, è normale che giocando anche fuori casa l'altra squadra con la spinta del pubblico è quel quarto d'ora che può metterti in difficoltà e noi non siamo riusciti a combinare quasi niente, è merito del Bari anche. Montezemolo Dandovia ha detto sembravano 20, naturalmente quelli del Bari, contro 11. Lei è d'accordo con questa analisi? Sì, direi che ho visto una determinazione buonissima. Abbiamo le nostre colpe perché noi non abbiamo centrato la gara come concentrazione, altrimenti sarebbe stata sicuramente diversa. Però, ripeto, succede nell'arco di un campionato di sbagliare qualcosa in certe partite. Noi oggi speriamo di aver messo tutto insieme.